Ho detto con mio padre, forse in caso tardi, ma tu non preoccuparti. Così sono tornato a casa come un topo, però 10 anni dopo. Da prima il genitore non era contento del mio comportamento, ma avevo una cravatta e allora l'ho mostrata pendente sotto al mento. L'ha guardata soddisfatto e poi mi ha salutato e quindi mi ha abbracciato. Finito di cenare mi ha chiesto noncurante perché del mio ritardo. Gli ho detto che ero stato in giro in tanti posti, tra monti, valli e boschi. Mi ha chiesto di descrivere per lui che le ha sognate e le terre visitate. Ho cantato le montagne, l'oceano infinito, il cielo sconfinato. Ho parlato della fame antica dell'Oriente, del vizio in Occidente. Ho accusato e maledetto gli ebrei, gli americani, di dire genocidio. Le epidemie dei negri trattati come i cani, l'angoscia degli indiani. Ho pianto disperato l'antica Palestina, ridotta ad un macello. Il razzismo clericale vestito di menzogna, coperto di vergogna. Il sadismo della legge che abusa di potenza e vive di violenza. Ho pianto per il Vietnam, teatro del confronto assurdo dei potenti. Mio padre si nutriva soltanto di giornali e di televisione. Così per quanto detto non sono mai riuscito a toccargli la ragione. Mi ha dato del bugiardo, poi duro mi ha guardato e quasi mi ha picchiato. E poi per non sentire nemmeno una parola l'esercito ha chiamato. Ed i carabinieri non vollero esulare la loro competenza. Dissero che ero anarchico e andavo a bombardare i tralicci della luce. Che andavo per il mondo in modo improduttivo ed ero dispersivo. Così mi hanno mandato a farmi analizzare al manicomio criminale. Aspetto la mia sorte e intanto sto scrutando curioso i loro visi. Forse mi impiccheranno, però non è sicuro, perché sono indecisi. Gli ebrei son per bruciarmi 66 milioni di volte per nazismo. E per gli americani è meglio assai gassarmi per sporco comunismo. I preti mi hanno detto che vogliono inchiodarmi appeso ad una croce. E i figli del benessere vorrebbero strozzarmi per togliermi la voce. I ricchi per sfruttarmi mi vogliono trasformare in chimico concime. E invece gli avvocati mi vogliono impiccare finché giunga la fine. Se indosso il paraocchi, mio padre mi ha giurato, mostrandomi una carta. Posso tornare a casa insieme alla mia mamma a vedere la TV.